Carissimi amici, un affettuoso saluto a tutti voi e a quanti seguono il Vangelo della Domenica 3.0, ecco questa riflessione breve sul testo del Vangelo domenicale. E in questa quarta domenica di Avvento la Chiesa ci presenta la visita di Maria ad Elisabetta e l'incontro, anche come vedete dall'icona, è l'incontro delle due madri e nel loro grembo dei due figli, Gesù e Giovanni Battista. Questo testo di Luca comincia con una, nel testo greco, con una espressione straordinaria che in italiano è praticamente saltata nella traduzione italiana. Il testo dice che in quei giorni Maria, risorta, destata, risvegliata, si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda per andare a trovare Elisabetta. Perché è importante questo verbo? Perché è lo stesso verbo che Matteo usa a proposito di Giuseppe. Giuseppe, che è il protagonista dei Vangeli dell'infanzia, nel primo Vangelo, Giuseppe, dopo il sogno dove l'angelo gli appare, gli parla e gli dice di prendere con sé Maria perché il frutto che è in lei è dato dallo Spirito Santo, Giuseppe da quel sogno si risveglia, risorge, si desta. Ed è come un risorgere da una esperienza interiore di morte. Maria risorge, e Luca usa lo stesso verbo, perché l'annunciazione, l'incontro con Dio nella parola, ha provocato in lei quasi una morte a se stessa, ai suoi sogni, ai suoi progetti, e nello stesso tempo il sì di Maria la espone all'eventuale umiliazione, la vergogna per essere incinta mentre è promessa sposa di Giuseppe, la vergogna per la famiglia, l'umiliazione per lei e per lo stesso Giuseppe, ma anche l'esposizione ad una eventuale lapidazione. Nonostante tutto questo, Maria risorge, è come una sorta di resilienza, ecco, che vive dentro di lei, prende in mano la sua vita e si mette in viaggio compiendo 130 chilometri da Nazareth ad Ain Karem, dove c'è la cugina Elisabetta, l'anziana discendente di Aaron, dunque della famiglia sacerdotale, sposa di Zaccaria, sacerdote, ma senza figli. E l'angelo dice a Maria che Elisabetta è già a sesto mese di gravidanza. Un particolare importante da sottolineare, l'avverbio che usa Luca per, come incipit di questo viaggio di Maria, è metà spudes in greco, che vuol dire in fretta, ma è un avverbio molto particolare perché Luca lo usa soltanto in tre occasioni. Qui nel nostro testo, quando al momento della nascita di Gesù, quando i pastori in fretta vanno a vedere se quello che gli angeli avevano annunciato fosse realtà e dunque vanno ad adorare Gesù, e poi quando Zaccheo, incontrato Gesù in fretta, scese dall'albero, dal sicomoro e lo accolse in casa sua. Dunque è un avverbio molto particolare. Qui abbiamo l'avverbio che indica
la fretta della condivisione, la fretta dell'amicizia, la fretta dell'uscir da sé per andare incontro all'altra, ecco l'altra, l'anziana cugina Elisabetta. Ed è un incontro fra generazioni diverse, un incontro fra culture diverse, e nelle due madri si incontrano anche i due figli. Maria dunque va per raccontare la sua storia e accogliere, ascoltare, ospitare la storia di Elisabetta, due donne con due figli avuti in un modo straordinario per intervento di Dio. E la cosa straordinaria che viene fuori è che la fretta dell'amicizia, o se vogliamo anche del servizio offerto da Maria all'anziana cugina, si trasforma in una danza d'amore, in una sorta di danza di empatia, perché appena Maria arriva da Elisabetta e saluta, si sente dire: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Dunque, in questo incontro fra donne, in questo incontro di vita e di amicizia, Maria si sente capita senza aver ancora parlato. Quindi il suo silenzio accogliente, ospitale, si offre come ermeneutica del mistero che lei sta vivendo. E nelle due madri si incontrano i due figli, e Giovanni, il piccolo Giovanni nel grembo di Elisabetta, danza di gioia, esattamente come fece Davide quando ritrovò l'arca dell'alleanza che custodiva le 10 parole. Adesso quel bimbo nel grembo di Elisabetta danza, è quasi un nuovo Davide che danza di gioia dinanzi all'arca, al tabernacolo di carne che è Maria Santissima. E questo clima di gioia, questo clima di danza, di ospitalità, di empatia, di silenzio accogliente, ci prepara già al mistero del Natale. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.